Nessuno può dirlo ancora nell'Abruzzo di quei giorni, in quel settembre 43, quando le uniche certezze provengono dagli ordini drastici e dai durissimi proclami che le forze armate tedesche di occupazione fanno affiggere ai muri delle città e dei paesi. Pressoché tutto è vietato e pressoché ogni infrazione al dettato tedesco porta alla pena di morte. In particolare, proprio i primi a capitare nel mirino della Wehrmacht e delle SS sono tutti coloro, uomini e donne di ogni ceto e di ogni età, che offrono asilo e cibo ai prigionieri alleati in fuga. E dopo i proclami arrivano anche i soldati, prima in piccoli gruppi e poi sempre più numerosi, compatti, decisi ad agire a qualunque costo. Ricordo molto bene quando arrivarono i primi tedeschi. Avevo 21 anni, era un pomeriggio, noi eravamo davanti casa e sentimmo un rombo, poi degli urli. Accorremmo qui al muretto per vedere, due tedeschi su un sidecar stavano lì, erano appena arrivati e urlavano. Noi naturalmente non capivamo niente, però ce ne andammo tramortite. I tedeschi vennero sempre più numerosi a Guardia Grelle e allora cominciarono a cercare gli uomini per usarli nei lavori delle trincee. Noi avevamo una grande paura perché urlavano, ci spaventavano. Noi lasciammo il paese per andare a rifugiarci nelle vicine contrade, nelle frazioni più riparate verso la montagna, Caporosso, Sciorilli, Bocca di Valle. I primi tempi restammo nelle stalle, nelle case, così, e poi in seguito fummo costretti ad andare a rifugiarci alle grotte. Abbiamo qui la Grotta Grande della zona della Valle del Dentalo, dove si rifugiavano tutti i cittadini della zona nord del paese. E abbiamo anche una scritta 30 settembre 1943. Tra i tedeschi il Natale è un giorno come tanti, anzi uno dei più terribili. Molti soldati alleati, quasi tutti canadesi, e molti soldati tedeschi, giovanissimi, muoiono tra le strade e le case di Ortona. Winston Churchill, allora primo ministro del Regno Unito, si è espresso così sulla battaglia di Ortona. Soltanto tre giorni dopo Natale e dopo durissimi combattimenti, la città fu sgomberata dal nemico. Questa fu per l'ottava armata la prima grande battaglia nelle strade e nelle piazze di un centro abitato e da essa molto imparammo. All'indomani della liberazione di Ortona, il generale Montgomery lascia il fronte italiano e il comando dell'ottava armata per fare ritorno in Inghilterra, dove gli viene affidato un nuovo alto incarico, la preparazione dello sbarco in Normandia. Per lasciare al loro comandante un ricordo gradito della campagna d'Italia, i ingegneri dell'ottava armata affrettano al massimo i lavori per il ripristino della viabilità sul lungo ponte del Sangro. Il ponte di ferro è pronto alla vigilia della partenza di Montgomery e la cerimonia dell'inaugurazione viene celebrata con il tradizionale taglio del nastro. Magra consolazione per i soldati che speravano di festeggiare il nuovo anno a Pescara e invece sono ancora fermi alle porte di Guardia Grele sulle pendici della Maiella. Nel gennaio 1944 in Abruzzo gli opposti eserciti alleati e tedeschi sono schierati lungo una nuova linea, lungo un nuovo fronte che è il risultato delle operazioni dell'ottava armata britannica tra il novembre e il dicembre 1943. Come si snodava questo nuovo fronte? Nel gennaio 1944 il fronte nel settore occidentale è immutato. Da Alfedena, su per Roccaraso, poi attraversa i monti della Maiella, verso nord-est.
fino a Guardia Grele, dove ci troviamo ora. Ma nelle prossimità della città, su un punto a sud-est, qui a Melone, per poi alzarsi a nord, arrivando al fiume Moro, il cui corso è fiancheggiato dal fronte fino al mare Adriatico, che viene raggiunto in località Torre Mucchia, pressappoco qui. Quando si pensa che la battaglia cominciò sulle rive del Sangro, allora vuol dire che nel settore compreso tra l'Adriatico, Guardia Grele e Melone, lo spostamento in linea d'aria del fronte è stato di circa 25 km verso nord. Nel gennaio 1944 ci fu un avvicendamento al vertice del comando dell'ottava armata. Montgomery venne trasferito per assumere il comando dell'operazione Overlord, l'invasione della Normandia, e colui che fino allora era il suo vice, il generale Lees, divenne il comandante dell'ottava armata sul fronte Adriatico. Dopo l'avanzata di quella ventina di chilometri, nessuno aveva un'idea del numero dei morti. Ma una cosa era certa: l'armata britannica era sfinita. Se guardiamo sulla carta, un aiuto in quelle zone difficili venne dato da piccole formazioni partigiane che chiedevano di coordinare le loro azioni con gli alleati, anche individualmente. I partigiani conoscevano bene i luoghi e i sentieri praticabili e potevano informare su quanto stava accadendo in posizioni nascoste tenute dai tedeschi. Particolarmente attiva fu la brigata Maiella e si fece largamente conoscere quando nel paese di Palena liberato si sobbarcò la responsabilità della pubblica amministrazione. Ma in linea generale il principale impiego delle piccole formazioni partigiane era come guide e pattuglie. Non venivano considerate alla stregua di forze impiegabili in azioni di attacco. La loro consistenza massima era di 150 uomini. Nel gennaio del 1944 la mappa dei gruppi partigiani sul territorio abruzzese era ancora molto fitta ed estesa, sebbene si registri nel corso dell'inverno una certa contrazione di forze rispetto all'autunno del 1943. Uno operava anche qui a Guardia Grele, da dove stiamo parlando, e questi gruppi avevano funzioni diverse. La Brigata Maiella, che allora si chiamava Banda dei Patrioti della Maiella, assume caratteri particolari rispetto a tutte le altre formazioni. In essa si confluiscono, si coagulano i vari gruppi partigiani che sono sparpagliati sul territorio, confluiscono in questa formazione che diventa in un certo modo la banda delle bande partigiane dell'Abruzzo. Da Guardia Grele ritorniamo verso sud, verso i paesi della Valle dell'Aventino che l'offensiva alleata del Natale non è riuscita a liberare dall'occupazione tedesca. Il corpo dei volontari della Maiella stabilisce la sua sede a Casoli, l'avamposto che gli alleati considerano come il loro trampolino di lancio per il prossimo attacco verso il nord. Nel frattempo i cinegiornali inglesi informano il pubblico delle sale cinematografiche del Regno Unito sui problemi tattici che l'ottava armata, da troppo tempo ferma sulle rive dei fiumi Sangro e Aventino, deve affrontare nella campagna d'Italia. E lo fanno così. In passato, informa lo speaker, l'Italia è stata teatro di centinaia di guerre. Soltanto in una, per conquistarla, sono stati valicati i monti. L'inverno ha portato neve e gelo. Un plastico mostra qui l'aspetto delle catene montuose che sembrano fortezze smaltate, allineate in file successive. Il passo è sbarrato da un fiume. Soltanto un pugno di uomini bene addestrati può aprire la strada a migliaia di altri. Osserviamo qui una situazione tipica di come è organizzata la difesa tedesca di un valico montano e il metodo da noi usato per conquistarlo. Il primo sbarramento, spiega lo speaker, è fatto di campi minati sovrastati da postazioni di mitragliatrici e di cannoni anticarro. Le postazioni di artiglieria pesante sono ben nascoste sulle cime dei monti. Per attaccare una posizione così difesa, la prima mossa è stata l'apertura di un fittissimo fuoco di artiglieria. Poi si è mossa la fanteria, guadando nottetempo il fiume.
Il terreno è stato sminato, le mitragliatrici e i cannoni anticarro ridotti al silenzio. Solo a questo punto delle operazioni si è potuto iniziare ad attraversare il fiume, traghettando subito le artiglierie. Messe in azione le artiglierie, puntando il tiro sulle postazioni dei cannoni nemici di montagna, le fanterie si muovevano rapidamente, arrampicandosi lungo i fianchi per aggirare il nemico. I partigiani possedevano una conoscenza dei luoghi molto, molto superiore alla nostra. È estremamente difficile combattere tra i monti con la neve alta. I tedeschi erano per la guerra in montagna equipaggiati meglio di noi, ma i partigiani conoscevano ogni sasso, ogni viottolo, ogni strada e sapevano perfettamente come muoversi per andare da un luogo a un altro. Inoltre, potevano osservare i tedeschi all'interno delle loro postazioni senza destare sospetti, poiché erano cittadini normali, contadini, sicché potevamo ricevere da loro una grande quantità di informazioni. E non basta. I partigiani erano animati da un forte desiderio di combattere i tedeschi e noi abbiamo avuto occasione di constatare ciò più volte. Sicché potevamo affidare loro con tutta tranquillità azioni di pattuglie ed anche la cattura di prigionieri e vere azioni di guerra insieme ai nostri soldati. Qui, a Civitella Messer Raimondo, alle pendici della Maielle, precisamente a Contrada Selva, avvenne la mia prima azione di combattimento contro le truppe tedesche. Questo è tutto il contrafforte della Maielle. In quell'occasione, la sera prima dell'azione, che avvenne il 17 di gennaio, io incontrai il maggiore Vigran. Fu molto cordiale con noi, ci disse che avremmo dovuto organizzarci, parlava al plurale, per stanare i tedeschi da quella posizione che era una posizione dominante e quindi estremamente pericolosa per noi. Facemmo la conta il giorno successivo, ovvero mettemmo a disposizione di lui una decina di uomini con i quali andammo verso la zona dove erano i tedeschi e compimmo il primo attacco. In quell'occasione io ebbi il primo morto della banda patrioti della Maiella, così si chiamava allora, certo Mariano Salvati, padre di 10 figli, e diversi feriti. Qui ci troviamo sul territorio di Taranta Peligna, alle falde della Maiella. Qui è la Maiella, qui sotto c'è Taranta Peligna. A 3 chilometri c'è il convento di Lama, dove io operavo con un terzo del plotone proprio sotto la Maiella. Che plotone? Allora la banda patriota della Maiella. Tutte le notti venivano i tedeschi da Palena, da Lettopalena, ad attaccarci al convento. Noi dalle finestre sparavamo, contrattaccavamo, perfino le donne nostre, addette alla cucina, in particolare 2 donne, Natale Gilda e Laudaddio Antonietta, che lavoravano a cucinarci a noi. La notte, quando proprio non si poteva più resistere, loro si dedicavano a ricaricare i caricatori dei mitra, dei fucili, delle cose, e servivano ai patrioti alle finestre che sparavano. Lì era un finimondo, tra pallotte tracciate contro la montagna. Collaudata con azioni isolate l'effettiva forza d'attacco dei partigiani della Maiella, il maggiore Wigram decide di dare vita a una formazione mista con soldati inglesi e partigiani italiani, un fatto del tutto nuovo per l'esercito britannico. A questa formazione mista gli inglesi danno la denominazione Whig Force, ossia Forza Wigram. Il battesimo del fuoco per la Whig Force ha luogo ai primi di febbraio del 44 sulla rocca di Pizzoferrato, che domina e controlla gli accessi alla valle dell'Aventino e alle vie di comunicazione verso Sulmona e verso il nord. Pochi giorni prima, un nuovo feroce eccidio era stato compiuto dai tedeschi in una fattoria agricola non lontana da Pizzoferrato, a Sant'Agata, località della Valle dell'Aventino. Che mandavamo in un centro di vasto con le coordinate dove si trovavano i tedeschi. E dopo mezz'ora, tre quarti d'ora, arrivavano gli Spitfire.
a bombardare, a mitragliare questi tedeschi che noi avevamo segnalato. Noi, come banda Maiella, attraversando da Palena il guado di Coccia, ci portammo a Campo di Giove, che è un paese che si trova subito dietro qui la Maiella. Nello stesso tempo, nei comandi dell'esercito italiano del Regno del Sud si diffonde la voce, la notizia che c'era questa unità combattente che presentava caratteri particolari, e invitano il comandante Ettore Troilo a recarsi a Brindisi per conferire con i comandi appunto dell'esercito italiano. Giovanni Messe, capo di Stato Maggiore Generale dell'esercito italiano, e Ettore Troilo, comandante della banda Maiella, assumono posizioni diverse. Giovanni Messe vorrebbe inquadrare a pieno titolo l'unità combattente della banda Maiella nell'esercito italiano, e Ettore Troilo invece oppone resistenza perché vuole conservare a questa formazione partigiana innanzitutto i caratteri appunto di formazione partigiana, in secondo luogo questa banda aveva però un chiaro, deciso orientamento antimonarchico, per cui i combattenti erano contrari a vestire le stellette e si limitavano soltanto a portare una fascetta tricolore. Alla fine si raggiunge un compromesso per cui la formazione viene equiparata all'esercito italiano sul piano giuridico, sul piano formale, nel senso che viene riconosciuta agli uomini della banda la qualifica di combattenti e viene corrisposta insomma una paga, il cosiddetto soldo, però la formazione conserva i suoi caratteri di banda partigiana. L'importante decisione del Comando Supremo del Regio Esercito e del Governo Badoglio garantisce ai partigiani della banda Maiella quel minimo di risorse necessarie per riorganizzarsi, senza pesare sui bilanci dell'ottava armata britannica. Ma non basta. Ora i volontari della Maiella, dopo la liberazione dei loro territori e dei loro paesi nelle valli del Sangro e dell'Aventino, potranno decidere di andare oltre. Potranno cioè entrare da liberatori anche in altre città e in altri paesi dell'Abruzzo. Ma per realizzare un progetto così ambizioso occorre che qualcosa si muova sui fronti della campagna d'Italia. I lunghi mesi dell'inverno 43-44 non hanno portato che piccoli spostamenti sulle posizioni raggiunte dagli alleati dopo la liberazione di Ortona. In alcuni paesi la linea di demarcazione del fronte attraversa gli stessi centri abitati. La quarta battaglia di Cassino, che fu una grande vittoria anche per le truppe coloniali francesi, i famosi Goumier marocchini, provocò una rottura, una breccia nel settore occidentale del fronte tedesco, il versante tirrenico. I tedeschi si ritirarono con ordine, come erano soliti fare, sull'intera linea Augusta. L'ottava armata britannica, che a quell'epoca includeva anche il corpo italiano di liberazione, cioè il rinato regio esercito italiano, poté avanzare a rimorchio, diciamo, nel settore centrale del fronte, da Alfedena e Roccaraso. Senza dover affrontare vere battaglie cruente, ma semplicemente rastrellando le retroguardie tedesche. Ci troviamo nella bella Guardia Grele, immersi in un'atmosfera di pace tra sogno e realtà. Durante la guerra, Guardia Grele dovette sopportare una lunga occupazione tedesca, come tante città e paesi in Abruzzo. Soltanto dopo la liberazione di Roma, il 4 giugno 1944, i tedeschi sgombrarono anche Guardia Grele. Che cosa era accaduto? Quando i tedeschi dovettero abbandonare Roma, fu necessario di conseguenza retrocedere anche sul settore adriatico del fronte. Cominciò una sorta di ritirata a rate fino all'altezza del lago Trasimeno,
dove venne stabilita una nuova linea difensiva, la linea Albert. Su questa nuova linea arrivarono rinforzi di truppe fresche, materiali efficienti. Insomma, l'armata venne ricostruita. I comandi tedeschi potevano guardare con ottimismo alle future battaglie. Dopo la ritirata tedesca dalla linea Gustav Bernhardt e la rapida avanzata degli eserciti anglo-americani, vengono alla luce eccidi rimasti ancora ignoti, compiuti dai nazifascisti nel lungo inverno di guerra. Una delle scoperte più terribili è quella delle grotte di Orsogna. Andammo alle grotte e appena imboccata questa apertura, la prima cosa che si presentò ai miei occhi fu il corpo di questa donna che emergeva dalla sabbia che si era ammucchiata, dalla sabbia della grotta, che si era ammucchiata con le braccia aperte, come se supplicasse, non so. Fu una cosa impressionante. Mi trovai di fronte a una cosa dell'altro mondo, non ero più io sulla terra, non so dove ero a vedere questo spettacolo. Questa donna, sentì di quale si vedevano pure i capelli, perché tutto il teschio era tutto osso. Più in là scorse, sempre dalla parte superiore del corpo, questa figura di uomo, e allora con le mani e con piccole palette, questi operai addetto a fare questa cosa, scavavano, mettevano da parte questa terra, e mano a mano si vedevano queste figure che affioravano. Quindi fu una cosa lunghissima, uno strazio protratto per ore. Furono i soldati polacchi, i commilitoni privilegiati degli uomini della Brigata Maiella. Dopo la liberazione dei propri paesi, delle povere cose che possedevano, i partigiani abruzzesi scelsero infatti di proseguire il combattimento per una pura idea di libertà. Dalle loro terre fino a Bologna, dunque poi Asiago, insieme al secondo corpo d'armata di Polonia. Spesso erano veri e propri ragazzi ad arruolarsi e Antonio Rullo di Guardia Grele fu il più giovane tra i giovani. Quanti anni aveva? Se vuol dire la bugia o la verità? La verità. 44, io sono del 28, quindi avevo 16 anni e meno. Ecco, e quando arrivò a Recanati, che cosa dichiarò all'ufficiale che la ruolava? Mi disse, dice, tu di dove sei? Di Guardia Grele. Quanti anni hai? 19. Ah, mi disse, dice, dammi un documento. Dottore, dice, documento? Io a Guardia Grele sono arrivato. Il comune non c'era nessuno. Io non ho avuto mai la carta d'identità, eccetera, queste cose qua. Dice, va bene, dice, allora, arruolati. Ma si cresceva in fretta nelle file della brigata. Da appena 16 anni e mezzo Antonio Rullo fu messo di sentinella di notte presso Faenza in mezzo alla neve. Ebbe una grande paura, sentì i tedeschi avvicinarsi e subito dopo strisciare in mezzo alla neve il suo comandante, il tenente Tecca, che gli salvò davvero la vita. Questa è la morale che ne ha tratto. Morale della favola, dopo mezz'ora rientrambo nelle dietrovie, io ero spaventato. Lui mi disse queste testuali parole, mi disse, Ciorullo, questa è la guerra per davvero, non è quella della via Palla. La Brigata Patrioti della Maiella è stata accettata nell'esercito inglese, nell'ottava armata inglese, ufficialmente come regolare formazione combattente, e questo è stato un grande onore per i partigiani della Brigata Maiella. Il libro col nome dei feriti e quello coi nomi dei caduti, quelli che si aggregavano, magari mentendo sulla data di nascita per accrescere i pochi anni che avevano. Carte che custodiscono adesso le storie della Brigata Maiella, la prima formazione partigiana d'Italia decorata con la medaglia d'oro al valor militare. C'è chi queste pagine conserva nella sede di Chieti e Giorgio Luciani, giovane sottotenente del 1944, reduce da Rodi, dove tanti commilitoni aveva visto morire, scelse di combattere nelle file della Brigata Abruzzese. Mi sono arruolato nella primavera del 1944. Perché? Perché sentivo già la nostalgia contro i tedeschi, perché mio padre aveva fatto la prima guerra mondiale con i tedeschi. Suo padre cosa le disse? No, quando mi sono arruolato nella Brigata Maiella, papà era contentissimo, dicendo che almeno continuava la sua guerra, perché aveva fatto la prima guerra mondiale, papà.
Giorgio Luciani da soldato semplice diventò poi ufficiale e fu decorato con la medaglia di bronzo. Non custodisce soltanto i nomi dei suoi amici nei registri, custodisce forti memorie nel cuore, come quella del sergente Vespa, caduto per soccorrere un sergente maggiore tedesco che rimase mutilato. Questo sottufficiale che andò con una gamba, andò all'ospedale militare di Bari, quindi gli hanno tolto una gamba e quando ha saputo che c'era un soldato nostro della Maiella, è andato là, si è inginocchiato e chiesto perdono e diventando grazie che i patrioti della Maiella gli hanno salvato la vita dando in cambio la morte di un sergente nostro. Questa è un'azione veramente meritevole di tutta la Brigata Maiella. Un omaggio ai combattenti della libertà si è svolto a Loreto Marche all'inizio dell'estate. Italiani e polacchi si sono incontrati nel cimitero polacco. I polacchi salvarono da un incendio la basilica di Loreto durante la liberazione. A partire dal dicembre 1943 il secondo corpo polacco era stato inviato in Italia al comando del generale Anders. Arrivò a contare 112.000 uomini. Il loro primo scontro con i tedeschi lo ebbero sul fiume Sangro, in Abruzzo, il 31 gennaio 1944. E fu il generale polacco Anders ad impedire che la brigata della Maiella fosse sciolta dopo la liberazione dell'Abruzzo. Così la brigata continuò a combattere fino alla fine della guerra e fu la prima ad entrare nella Bologna libera assieme ai polacchi della brigata Fucilieri dei Carpazi. Una fratellanza d'armi che ha radici antiche, risale all'epoca napoleonica e risorgimentale. Pensate che Giuseppe Mazzini ha scritto: ormai nulla può spezzare i rapporti che si sono formati tra la Polonia e l'Italia. La prima che si solleverà tenderà le braccia all'altra. Della fratellanza d'armi tra italiani e polacchi, tra partigiani italiani e soldati polacchi, parla anche il comandante della Brigata Maiella, Domenico Troilo. Tra i polacchi e gli italiani c'è stato sempre un certo feeling. Gli italiani hanno combattuto per la libertà dalla Polonia in Polonia con il famoso colonnello Nullo. I polacchi hanno combattuto con noi, noi siamo stati con i polacchi circa 18 mesi e quindi è rimasto quell'affetto. E noi ci vediamo come vecchi amici perché tanto invece i combattenti, abbiamo una grande stima di questo popolo che purtroppo è stato sempre tragicamente colpito dalle guerre.